Azzurrissimi in tour da campione del mondo, cosa si prova a ritornare in campo con questi ex colleghi? Sono delle iniziative molto belle, perché comunque ti dà la possibilità di rincontrare degli ex colleghi, delle persone con cui hai condiviso anche delle gioie importanti. Quindi poi tra l'altro ci saranno anche tanti bambini, quindi sono iniziative sempre molto belle. 6 anni dopo i mondiali in Brasile, come li vedi? Io li vedo bene, secondo me la nostra nazionale è una nazionale forte, una nazionale che può arrivare fino in fondo. Poi è chiaro che vincerlo poi passa attraverso tantissimi fattori, però la qualità della squadra, la qualità non solo tecnica ma morale della squadra c'è, quindi sono convinto che ci daranno delle belle soddisfazioni. Siamo a Napoli, una battuta sul Napoli di Benitez, l'anno prossimo quali saranno i prossimi obiettivi? L'obiettivo credo sia quello di fare meglio. Meglio di quest'anno significa lottare per vincere lo scudetto. Hanno una squadra molto competitiva, bisogna vedere che tipo di mercato faranno. L'anno scorso hanno fatto un ottimo campionato, è chiaro che forse dal Napoli si aspettava forse un qualcosina in più, che potesse lottare fino in fondo, fino alle ultime giornate per vincere lo scudetto. Così non è stato, però in alcuni momenti della stagione ha fatto vedere veramente un grande calcio. Cosa serve un giocatore in un reparto? Non lo so. È una squadra forte. È chiaro che per migliorare, visto che è arrivato terzo, che era da tanti punti lontano dalla Juve, è chiaro che dovrà comunque rinforzarsi, visto che davanti avrà la Juve e la Roma, che sono già due grandissime squadre.